Buongiorno a tutti, buongiorno alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia e grazie a Martino Baldi per avermi chiesto di presentare questo libro che è uscito da pochissimo, è Primavera di Ali Smith. Io sono Federica Ceto e ho tradotto questo libro, traduco per l'editoria da oltre 15 anni e Ali Smith è forse l'autore, l'autrice a cui sono più legata perché è stata proprio la prima che ho tradotto in assoluto. È stato un battesimo piuttosto difficile perché se conoscete la sua scrittura sicuramente non è facile, però vi garantisco che vi dà tante soddisfazioni, sia da tradurre sia da leggere. Che cos'è Primavera? È un romanzo che fa parte di un quartetto sulle stagioni, sono già usciti autunno e inverno nei 2 anni passati. Non è necessario aver letto prima autunno e inverno, perché questi romanzi sono sicuramente legati da delle tematiche di fondo. Sicuramente c'è la Brexit, che sullo sfondo compare come un fantasma, aleggia e colora di grigio questi romanzi stagionali, ma sicuramente sono romanzi anche molto colorati e l'arte è un altro tema principale. Ci sono sempre sullo sfondo delle artiste inglesi, a volte anche misconosciute o dimenticate, che vengono, che entrano nella storia in qualche modo perché i personaggi vedono mostre di queste artiste, si interessano per qualche motivo personale all'opera di queste artiste. In autunno abbiamo scoperto Pauline Beauty, che è una artista della pop art inglese degli anni 60. E in inverno c'era Elizabeth Epworth, che era un'ascoltrice, e adesso in primavera si parla di Tessita Dean, che è un'artista visuale molto complessa, molto interessante. E chi sono i protagonisti, però? Chi sono i personaggi di questo romanzo? I personaggi sono, personaggi principali, perché poi ovviamente ce ne sono diversi secondari, sono Richard, che è un regista anziano, un regista televisivo anziano, disilluso, che è costretto per vivere a fare lavori in cui non crede, che non rispecchiano la sua idea di arte, diciamo, a svendersi, diciamo, praticamente un po'. E Paddy, che è la sua storica sceneggiatrice, una persona a cui è molto legato e che sta molto male, sta per morire, muore molto presto nel libro, e quindi, diciamo, è in realtà quasi un fantasma, un nome tutelare per tutto il resto del libro per il personaggio di Richard. Poi c'è Brittany, che è un agente di custodia di un centro di detenzione per immigrati, e Florence, una misteriosa bambina di 12 anni che entra in scena e sconvolge le vite un po' di tutti. Questi personaggi a un certo punto si incontrano, bene o male tutti, e la trama conta fino a un certo punto nei libri di Ali Smith, perché ci sono tantissimi livelli di lettura, tantissimi modi per entrare nei suoi libri e goderseli e viaggiarci dentro, perché in realtà sono mondi. E questo mondo, che è il romanzo Primavera, raccoglie anche tra le altre le storie del poeta Rainer Maria Rilke e della scrittrice Catherine Mansfield. E sono storie dentro storie che vengono raccontate dai personaggi o vengono vissute, sono film che vengono visti, come dicevo, l'arte, non soltanto l'arte alta, ma l'arte a tutti i livelli, il cinema, la musica, le canzoni, il pop, il rock, i fumetti, qualunque cosa entra, i social media entrano nella lingua dei libri di Ali Smith, e soprattutto in questo in maniera molto potente, e contribuiscono a creare un romanzo corale pieno di voci che sorprendentemente riescono ad armonizzarsi e a creare un affresco molto realistico della società inglese contemporanea, perché, come dicevo, svolgendosi
il quartetto delle stagioni in Gran Bretagna, adesso, nel periodo della Brexit, è veramente difficile riuscire a creare qualcosa di artisticamente valido che non sia una semplice cronaca e che non abbia la tentazione di trarre conclusioni, di giudicare, di essere, di storicizzare un po' tutto. Riescono questi libri del quartetto, veramente ne ho letti solo tre perché estate e non è ancora uscito, comunque riescono ad armonizzare tutte queste voci, a creare una realtà che sta in piedi dal punto di vista artistico. Dicevo prima della funzione del racconto, se avete letto in generale altre cose di Eli Smith avrete notato che il racconto, il raccontare è una cosa fondamentale per lei e per i suoi personaggi. Quando un personaggio vuole dimostrare affetto a qualcuno, sicuramente a un certo punto comincia a raccontargli delle storie che possono essere favole, che possono essere cose che sono successe a lui, possono essere film che ha visto, ma comunque il racconto in generale nei libri di Ali Smith è un gesto d'amore. Ed è comunque un modo per guardare la realtà da un altro punto di vista, un'altra possibilità. L'arte, il racconto, è un'altra possibilità rispetto all'unica visione della vita alla quale siamo legati quando non ci apriamo al mondo. E spesso, diciamo, per schematizzare un po' le storie dei libri di Ali Smith, il nucleo soprattutto di questi libri del quartetto delle stagioni è questo: personaggi che si sono sclerotizzati in una visione della vita che non ha più sbocchi, che incontrano altri personaggi che per vie totalmente misteriose e inaspettate riescono a sbloccare questo loro modo univoco e claustrofobico di vedere la realtà e a essere ottimisti, un ottimismo che non è ingenuo, un ottimismo maturo e pieno anche di consapevolezza che il mondo non è bidimensionale, il mondo non è semplice, il mondo è molto complesso. E la realtà che stiamo vivendo adesso è decisamente triste, drammatica e piena anche di trabocchetti, ma anche piena di tante possibilità e positive e di modi di reinventarsi. È interessante anche in generale nei libri di Ali Smith, l'uso che lei fa della lingua inglese. Sicuramente noterete se avete letto altri suoi libri o se leggerete questo, che ci sono un'infinità di giochi di parole e potete immaginare che i giochi di parole molto spesso sono per forza di cose stati ri ricreati e reinventati perché la lingua inglese, che è sempre un protagonista dei suoi libri, ovviamente deve passare attraverso la traduzione e diventare qualcos'altro per forza di cose. Quindi sicuramente la centralità della lingua inglese dei libri di Ali Smith diventa qualcos'altro, diventa comunque la centralità della lingua e della ricchezza linguistica in generale quando passa attraverso la traduzione. Vi volevo leggere un brano di Primavera, in cui non parla nessun personaggio di quelli che vi ho detto prima, parla una voce che non si sa bene chi è, ma qualcosa di veramente profetico. E rileggendolo in questi giorni, ovviamente quando l'ho tradotto e quando l'ho letto e riletto prima di consegnarlo, non potevo immaginare che sarebbe stato di grandissima attualità in questi giorni. Vi ripeto, la persona che parla non si sa chi è una voce senza volto. E dice: se vedete in giro qualcuno che mi somiglia, ditelo alla polizia, perché la mia faccia è di estrema importanza per la vostra nazione. Ma figuratevi, nessun problema, è un piacere potermi rendere utile.
E questa faccia, come le facce sul furgone davanti al quale si è fatto fotografare quel tizio bianco in giacca e cravatta, le facce di una lunga fila di persone, anzi di non persone, davanti a un confine, è stata usata per dimostrare una volta per tutte che le persone del poster erano delle nullità senza faccia, mentre la faccia dell'uomo bianco era la faccia di qualcuno. L'unica faccia che contava era la sua. La mia faccia è un punto di rottura. Non c'è di che, quando volete. È la faccia che vedete nelle serie TV, nei film, che vi figurate in testa quando leggete romanzi che parlano di gente che non siete voi, i libri che leggete perché amate la lettura, la letteratura, o per ammazzare un po' di tempo libero, quelli che vi raccontano storie che vi fanno sentire di aver provato qualcosa, che siete stati toccati nel profondo, anzi di più, che avete capito qualcosa di importante sulla storia, sulla politica, sul tempo in cui vivete. Di nulla, a piacere mio, la mia faccia vi riguarda, la mia faccia calpestata nel fango. La mia faccia gonfiata dal mare. Il significato della mia faccia è che non è la vostra faccia. E niente, prego.